Senatore Nania, c'è un nouvelle vague. Adesso la meritocrazia finalmente funziona? Bella questa espressione, ma non deve funzionare solo la meritocrazia, devono funzionare anche le sanzioni, come ha detto Alfano. Regole che tutti devono conoscere e tutti devono sapere che se vanno osservate segue un premio politico, se vanno violate segue una sanzione. Il merito si costruisce sul territorio sulla base di questi criteri che mi sembrano fondamentali. Da questo punto di vista ritengo il discorso di Alfano davvero di grande apertura e penso anche di grande spessore politico. La battuta sul partito della Coca-Cola? Lui più che di partito ha parlato di chi non condivide la scelta di un candidato e si fa una lista e ne appoggia un altro, quindi ha parlato di chi si ritiene nel Popolo della Libertà e pensa di fare quello che vuole. Ovviamente tutto ciò non giova, tutto ciò non aiuta il partito, tutto ciò serve soltanto a mettere in crisi un partito. Ci è piaciuto molto il dire, e torniamo quindi all'inizio della nostra chiacchierata attuale, il dire che anche il povero può arrivare in paradiso. Ma infatti il riferimento alle primarie è tutto in questa direzione, perché se si vuole evitare che ci sia chi si fa una lista e magari appoggia un altro candidato contro quello del PDL, le primarie rappresentano lo strumento giusto. Se non partecipa